tempo scaduto. Non c'è più tempo da perdere se si vuole affrontare seriamente la crisi climatica del nostro pianeta. E questo è il messaggio che arriva da Countdown, l'iniziativa globale di TED, nata dagli organizzatori ufficiali delle TED Conferences americane, che ha coinvolto più di 400 città nel mondo e oltre 20 in Italia, tra cui Perugia, dove 20 ragazzi under 30 del collettivo TEDx Perugia hanno presentato il proprio lavoro volto a sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico dal punto di vista del cibo, dell'energia, dei trasporti, dei materiali e della natura. L'evento è costruito con i giovani e per i giovani e tutta l'impronta che vogliamo dare è dedicata a loro, a rilanciare il territorio, ma soprattutto a dare ai giovani l'occasione che meritano. Il cambiamento più importante che vorremmo trasmettere ai giovani della città, ma non solo, comunque il pubblico è molto vasto, quindi riguarda anche tutti i target di età, è di essere aperti e pensare un pochino, mi verrebbe da dire, outside the box, quindi guardare oltre, anche oltre i propri limiti. Abbiamo in piano una serie di progetti satellite volti a sicuramente rilanciare il territorio perugino ed umbro. Ed effettivamente l'Umbria e Perugia hanno molto da offrire e quindi partecipare a Countdown, ma in generale organizzare un TEDx a Perugia significa entrare nella community nazionale, ma anche in quella internazionale, perché chiaramente noi TEDx siamo tutti in contatto tra di noi. Così spazio a talk originali prodotti da TEDx Perugia, accanto ad altri internazionali con speaker del calibro di Papa Francesco, ma anche di studiosi che hanno offerto la loro testimonianza e profuso le loro idee green. Tra i partecipanti selezionati dal collettivo perugino, il professore Carlo Andrea Bollino, Paolo Barbato e Walter Vinciotti. Il problema green, cioè il problema dell'economia climatica, è mondiale, quindi quello che si può fare è capire nella nostra regione, essere protagonisti attivi con l'intelligenza, la capacità imprenditoriale di innovazione. A questo punto occorrono delle soluzioni economiche. Ho pensato, li ho chiamati Transition Bonds. Il Transition Bonds è un titolo che ha la caratteristica di essere sottoscritto dal privato per sostenere le iniziative di investimento, di mitigazione e adattamento. Ma cosa succede se questi investimenti vanno a male? Ora, se l'iniziativa privata fallisce, tutto il circuito della ricerca privata e del PIL e dell'occupazione ne soffre. Allora il Catastrophe Bond dovrebbe, così come il Transition Bond, avere la clausola che se l'operazione fallisce, lo Stato o un'entità supranazionale come l'Unione Europea con Recovery Fund o addirittura il Fondo Monetario, se assume la responsabilità di finanziare il default. Countdown è stata la prima di una serie di iniziative targate TEDx Perugia, che si concluderanno a marzo 2021 con il primo vero e proprio evento TEDx, che proietterà Perugia e l'Umbria verso una dimensione internazionale. Ci saranno anche progetti che coinvolgeranno le scuole. Verranno organizzati una serie di incontri e webinar per affrontare argomenti rilevanti nel percorso post-diploma e, in collaborazione con il Comune di Perugia, verrà lanciato un contest che porterà il vincitore sul palco di TEDx Perugia. Con i ragazzi, con questo progetto che insieme a loro porteremo avanti, noi cercheremo di reclutare un giovane della città che abbia la capacità di comunicare e la capacità di comunicare anche temi interessanti. Saranno loro stessi a giudicare tutti i ragazzi che vorranno presentarsi a questa selezione e tra questi sceglierne uno che andrà nell'evento di marzo a presentarsi al TED nazionale. Oggi viviamo una situazione particolare, una situazione che a maggior ragione ci dice che le dinamiche sono tutte di livello globale. Siamo sempre pronti a recriminare diritti, ma secondo me dobbiamo passare all'affermazione dei doveri. E oggi i giovani ci stanno dimostrando questo. Io vorrei adottare questo motto, I care, e vorrei che ognuno di noi, ci sono i governi, ci sono le grandi organizzazioni, però ogni singola persona, a partire dai tanti giovani che oggi sono qui, possono segnare un cambio di passo culturale anche per il benessere del nostro pianeta.